volta cameriera in un modesto locale, viene violentata a turno da tre individui tra gli incitamenti e le risate pressoché generali dei clienti. Solo un ragazzo, Kenneth Joyce, fa un'inutile telefonata alla polizia. Investita del caso, Catherine Murphy, vice procuratore distrettuale, tenta dapprima un accordo con la difesa. Ci si vorrebbe limitare, quanto a capo di imputazione, a semplici lesioni colpose. Poi decide, sebbene in contrasto con il proprio superiore, per la tesi dello stupro con accusa di istigazione per tutti coloro che per passività o viltà hanno assistito al gravissimo episodio. Però le occorre che Sara compaia in aula come testimone. I tre delinquenti sono identificati e interrogati. La difesa oppone che Sara li ha praticamente adescati con il proprio comportamento ed era, in sostanza, consenziente. Dunque, sotto accusa è severo ed esplicito e non nasconde nulla, soprattutto nell'episodio brutale descritto non solo dalla sfortunata Sara, ma anche dal giovanissimo Kenneth, alla fine vincente sulla propria pigrizia e paura. È dignitoso nella sua confezione, forse con qualche tocco un po' trionfalistico nelle ultime immagini, che vedono Sara, ragazza sola e in sostanza infelice per tanti motivi, sorridere al magistrato, qui predice un avvenire pieno di quei successi a cui sicuramente lei è negata. È un film di forte carica umana, che gronda violenza pressoché ad ogni fotogramma, massime nella scena del locale notturno, dove tra sesso, incontri di box in TV, beveraggi, eccitazione, grida incessanti, pare di assistere ad una mattanza. Ma questo è inevitabile e coerente con l'assunto cui soggetto e regia si erano ispirati. Le interpreti sono Kelly McGillis, Jodie Foster, la regia di Jonathan Kaplan, 1988, Stati Uniti, film vietato ai minori di anni 18. Signori, buona serata, buona visione con Sotto Accusa. Alla prossima recensione.